Allora, siamo qui nell'elegante ed essenziale struttura dell'Aquaniene, che è la più importante sede sportiva dedicata al nuoto, alla riscoperta di questo bellissimo sport della capitale di Roma, con Angelica Romeo, un artista proveniente dalla solida tradizione del restauro, quindi diciamo dell'arte figurativa, che però a un certo punto si è messa in gioco. E da qualche anno si è tuffata invece nell'informale, no? Nell'astrazione materica. Questa mostra che andremo a visitare, di cui Angelica ci parlerà dal titolo, infatti indicativo, De Aqua, è una mostra che ben si inserisce in questa struttura perché parla di essenzialità. Allora, Angelica, pur in continuità con il tuo linguaggio pittorico, in queste tue nuove opere davvero meravigliose si sente una maggior espansione, quasi anche un'espansione emotiva, una sorta di atto di fiducia in più rispetto diciamo, al tema della compressione che invece materica, che era forse un pochino più presente nelle opere precedenti. Ci vuoi parlare di questa mostra in generale, del perché l'hai chiamata De Aqua e... Allora, innanzitutto io, diciamo, la mia pittura si ispira già dall'inizio a tutti quelli che sono gli elementi primordiali e naturali. Uno di questi è appunto l'acqua. È un elemento, tra l'altro, che io sento molto mio, un po' perché ci rimanda alla nascita, quindi al momento in cui noi veniamo al mondo. E anche quindi, diciamo, poi dopo prosegue in tutto quello che è un percorso anche di crescita, di evoluzione. Quindi, ecco, così come la È pittura si pervasivo. evolve, grazie all'acqua noi cresciamo, ci evolviamo e a volte poi ci modifichiamo, ci purifichiamo anche. Quindi ecco, ho voluto diciamo, proporre e presentare questo progetto in un luogo come questo anche per creare un dialogo tra quello che è l'arte e invece la vita quotidiana, quindi lo sport, cioè due diciamo, discipline, se così le vogliamo chiamare, che sembrano Educative in distanti, qualche ma che in modo. qualche modo invece poi sono molto più vicine di quello che uno possa credere. E noi veniamo qui in un luogo come questo anche per rigenerarci, quindi trarre beneficio dall'acqua e in qualche modo andiamo a vedere una mostra anche per appagare il nostro piacere, i nostri occhi, quindi comunque rigenerare il nostro spirito. Quindi ecco quello che possiamo trovare come punto di unione. E poi per dare senz'altro un messaggio positivo in un momento in cui magari siamo bombardati da messaggi di catastrofi naturali, avvenimenti a livello mondiale che accadono, diciamo, a causa dell'acqua. Io, siccome sono una di natura positiva, entusiasta e che guardo sempre le cose dal punto di vista invece appunto, voglio sempre vedere molti aspetti Un'apertura di credito, un atto di fiducia, no? di Nei fiducia in confronti qualche della vita modo, e anche. quindi diciamo questo messaggio di guardare a quanto c'è di bello in un elemento semplice come quello dell'acqua e quindi diciamo. Quindi adesso ti faccio però una domanda. Questo richiamo all'essenzialità e alla semplicità fa sì che la pittura, tu dici sempre che i pittori, non, cioè gli artisti non sono dei profeti, no? Ma hai usato questa bella espressione del linguaggio con le parole colorate, Messaggeri di messaggeri parole di colorate, parole sì. colorate. Allora, però a questo punto mi viene la domanda. Il tuo progetto pittorico diventa in questo modo, avendo questo tema dell'acqua, no, come fondamentale, diventa una sorta di progetto proprio di vita, di progetto di, in qualche modo di richiamo educativo, di richiamo ad un cambiamento di stile di vita in questa particolare società. Ma più che a un cambiamento, perché nessuno può avere la pretesa di cambiare gli altri, ma di ritorno un po' alle origini, no? C'era un famoso filosofo che diceva il pregresso e il regresso, e ogni tanto ci dovremmo soffermare a pensare a Ecco, questo, quindi. consapevoli del fatto che il mondo va avanti e noi dietro a lui, e per carità, guai a chi si ferma.
Dunque Angelica, tra l'altro a proposito di questa continuità, no, anche di progetto, questo spazio, l'Acquaniene, ospita anche una grande, bellissima ludoteca, quindi un'area dedicata ai bambini, alla loro crescita, alla loro percezione del mondo, no? E, in qualche modo il tuo messaggio, al di là del fatto che i bambini possono vedere le opere, già si avvicinano comunque ad una dimensione, no, di percezione così immediata dell'arte, ma anche insomma, il tuo messaggio, no, riguarda i bambini rispetto anche a quello che mi dicevi prima. Assolutamente sì, io diciamo la mia attenzione è volta in modo particolare proprio a loro. Noi appunto dobbiamo preoccuparci sicuramente prima di loro di dare questo messaggio di apprezzare l'essenza delle cose, di saper gioire e godere soltanto nel guardare un qualcosa di bello, un qualcosa che appaga la nostra vista. Purtroppo siamo sempre così alla ricerca di cose costruite, ci affanniamo anche a questi bambini a fargli fare tantissime cose, troppe. E invece ecco, ritornare un attimino indietro, ossia educarli ad apprezzare la semplicità. Quindi insomma è un grande messaggio di fiducia anche, no, nella vita, e questo mi consente di innanzitutto di andare e di cominciare a vedere le opere, a chiederti di parlare di queste tue nuove opere, dove il tuo linguaggio pittorico anche segna una asciuttezza diversa da prima, e proprio questa apertura di credito alla vita, questa fiducia, questo messaggio di positività viene anche, si nota da una progressiva espansione, calma espansione della materia pittorica. Ci vuoi accompagnare in questo percorso? Sì, senz'altro. Allora, intanto possiamo partire per esempio qui alle nostre spalle da quelle che sono le essenze, che io ho chiamato le essenze dell'acqua, quindi proprio i colori base, tipici dell'acqua, quindi questi blu, i turchesi dell'acqua marina, il blu profondo dell'oceano, le trasparenze, quindi sono diciamo proprio il pigmento da cui l'acqua nasce. E poi diciamo possiamo seguire pensando ad alcune opere più verticali come le cascate, per esempio l'opera qua vicino a me che appunto prende il nome Essenze dell'acqua. Diciamo è proprio il primo punto da cui diciamo tutta la mostra si sviluppa, ossia proprio il pigmento e diciamo i colori primari tra virgolette dai quali l'acqua poi prende forma, come questi turchesi che poi rimandano anche all'acqua marina, il colore della trasparenza piuttosto che il blu profondo del mare, no? Denso, per poi invece diciamo indagare altre situazioni tipo quelle delle cascate, che non necessariamente poi rispecchiano i colori chiaramente che troviamo in natura, ma cascate fatte sì di acqua ma a volte anche di fango, quindi vediamo questi colori che si alternano anche i grigi agli azzurri, diciamo anche c'è un'intrisione, no, delle differenti sfaccettature, delle differenti componenti dell'acqua, cioè l'acqua è come senz'altro poliedrico quasi, no? Perché assolutamente l'acqua in tutte le sue evoluzioni, perché vediamo appunto pezzi dove addirittura vediamo la neve, quindi lo spazzaneve, quello che si forma quando i bambini che qui ritornano fanno il primo spazzaneve, quindi questa scia che lasciano, no? Bella nella neve, così come il sale, questo acqua e sale che appunto fa parte dell'acqua, è materia che si trova solida nell'acqua, che ci lascia l'acqua in qualche modo e che è anche un bene di cui noi godiamo, se vogliamo. Siamo anche fatti, cioè siamo anche formati di sale. Assolutamente. Noi, questo, siamo oltre a essere formati noi, non so in quale altissima percentuale di acqua, quindi insomma
Per cui è stato anche divertente sperimentare delle materie come il sale, come i sassi stessi, non so, del bagnasciuga, che ho chiamato bagnasciuga proprio per mettere un attimo il riflettore proprio su quel punto bellissimo che si forma, no? Tra l'incontro fra l'acqua e la terra, quindi tra i sassi e l'acqua, il frangersi delle onde, questo incontro anche tra questi due elementi. Un incontro che spesso poi deve essere auspicato nella vita, no? Anche per cui chiaro ci sono sempre dei richiami personali, esistenziali, che poi vengono messi in risalto dalla materia e dall'elemento naturale. Certo, pronto, proprio mi sembra proprio che questi richiami esistenziali, anche nel tuo linguaggio rispetto a questi richiami esistenziali, ha un'evoluzione molto coerente, molto anche fruibile e visibile allo spettatore. Chi ha visto i quadri precedenti di Angelica si rende proprio conto di questa capacità dello spirito, no? Da passare da una situazione di, in qualche modo, di compressione, no? di pulsante tensione, no? Tra forme però sempre controllate, a questa forma di allargamento che si vede, che è liberatorio, no? È una forma di liberazione questa. Si sente davvero una sorta di così di spinta liberatoria in questi ultimi. Senz'altro, sicuramente poi ogni artista vive delle fasi personali e che chiaramente porta nella propria espressione, e altrimenti, diciamo, se non fosse una sorta di proprio linguaggio che l'artista usa per parlare al mondo, forse l'arte non avrebbe senso di esistere, diciamo. Sì. Per cui è chiaro che tutte quelle che sono le vicende personali poi in qualche modo vengono messe sulla tela. Ed è bello anche pensare che dall'altra parte vengano capite e percorse e quindi, insomma, ti assicuriamo, sì, che il messaggio, devo dire, è molto chiaro, eh? Arriva, è un lavoro, il tuo, molto molto raggiungibile, molto accessibile dallo spettatore, pur essendo assolutamente banale. E a questo punto noi salutiamo Angelica con queste sue meravigliose opere e un'ultima domanda, proprio perché sapendo che il suo lavoro interiore di comunicazione davvero con l'esterno continuerà, possiamo sapere a cosa ti dedicherai nei prossimi lavori, o continuerai questo importante filone di progetto in qualche modo così di appello alla vita, all'essenzialità della vita? Ma questo sicuramente andrà avanti, non c'è dubbio, perché poi c'è sempre una continuità nel proprio lavoro e una interpretazione nuova di quello che si è pensato dall'inizio. Sicuramente nel prossimo futuro i miei lavori saranno comunque dedicati anche a quello che abbiamo detto prima, appunto al mondo dei bambini e alle loro evoluzioni diverse, così come sono diverse le evoluzioni dell'acqua, perché i bambini di oggi sono diversi dai bambini di ieri. Senza e meritano tutto. Sicuramente di avere un'attenzione particolare, tanto più nella loro formazione, quindi di avere degli strumenti nuovi per potersi esprimere. Va bene, a questo punto lanciamo solo l'invito a venire a vedere questa bellissima mostra. Ciao Angelica. Grazie, arrivederci.